Buongiorno e benvenuti alla prima edizione settimanale del notiziario di SpeakerWeb TV. Dal sito ansa.it abbiamo estrapolato queste tre notizie. Tunisia. Da Tunisi. Le notizie che dalle regioni centrali del paese giungono fino a Tunisi sono drammatiche, con scontri nelle strade che hanno causato tra sabato e domenica 14 morti secondo le fonti governative, 28 secondo altre testimonianze, fino ai 50 stando al sito online della radio tunisina Kalim. La capitale sembra registrarle con ostentata indifferenza. Da Las Vegas, chiude Facebook, anzi no. Una voce incontrollata diffusa ieri su internet relativa all'imminente chiusura di Facebook ha costretto il noto social network a smentire ufficialmente la falsa notizia, non senza una dose di umorismo. Non abbiamo ricevuto il comunicato relativo alla chiusura, dovremo continuare a lavorare come al solito, ha scritto il social network sul proprio sito. Non chiudiamo, ha aggiunto, anche perché abbiamo appena cominciato. La voce sarebbe partita dal sito satirico Weekly World News, che ieri, oltre ad annunciare la chiusura di Facebook il prossimo 15 marzo, ha annunciato anche che gli alieni attaccheranno la Terra nel 2011. Il sito satirico ha persino riportato presunte dichiarazioni del fondatore del noto social network, Mark Zuckerberg. «Lo stress di gestire questa azienda mi ha rovinato la vita», avrebbe detto Zuckerberg in una conferenza stampa in realtà mai tenuta. La voce si è diffusa ieri sui social network più importanti, da Twitter allo stesso Facebook, che conta ormai quasi 600 milioni di utenti attivi. Milano. Una donna è stata strangolata ed abbandonata in strada ieri sera ad Arluno, in provincia di Milano. È morta pochi minuti dopo l'arrivo dei primi soccorsi. La donna, dell'età compresa fra i 30 e i 40 anni, era seminuda e oltre ai segni di strangolamento presentava un trauma facciale e una frattura della mandibola. Non sono stati trovati documenti. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Monza. Con questo abbiamo chiuso il nostro primo appuntamento giornaliero. Vi auguro buon proseguimento di giornata e vi invito a seguirci con i prossimi notiziari di SpeakerWeb TV.